Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono felice di rivedere eh, le, i visi delle persone che ci hanno seguito eh, dal, sin dal primo modulo e felicissima ancora di più di vedere visi nuovi. Sono veramente molto contenta. Oggi eh, continueremo a parlare ancora dello stress, come, eh, che è il nostro fil rouge, come direbbe qualcuno no, dell'intero modulo formativo, e abbiamo qui la, la dottoressa Francesca Agostinelli, che viene da Parma dall'Università di Parma ed è esperta uh, nell'utilizzo di alcuni dispositivi per la rilevazione dei correlati fisiologici legati allo stress. E difatti nel pomeriggio e anche probabilmente domani o comunque uh, durante l'intero uh, corso forma modulo formativo avremo modo di sottoporci alla somministrazione di alcuni test e di alcuni questionari in modo tale da poter vedere quelli che sono i cosiddetti uh, correlati fisiologici sempre legati allo stress. Come tutti gli altri moduli avremo le nostre bellissime pause, caffè, quando avete bisogno alzate la mano, se avete delle domande fate pure in modo tale da poter avere una lezione quanto più interattiva possibile, sfruttiamo anche la nostra docente che è venuta da Parma, quindi spremiamola come abbiamo fatto con gli altri professori. Eh, grazie a tutti, diamo la parola a Francesca Agostinelli, alla dottoressa Francesca Agostinelli. Buongiorno a tutti, allora, io ho pensato di parlarvi dello stress lavoro correlato, però sotto la, cioè utilizzando in realtà una strumentazione di rilevazione che sia propria della psicologia clinica e non della psicologia del lavoro. Essendo io di specializzazione clinica. Quindi inizierei col definire lo stress. Allora, il termine sembra avere origine dal latino stringere, strictus, in particolare dal participio passato appunto strictus, che significa stretto, angusto, serrato. Non lo, oh, scusami. Successivamente è stato utilizzato nella lingua inglese all'inizio con significato di difficoltà e successivamente avversità o afflizione e successivamente con quello di forza, pressione, tensione o sforzo. Infatti nella cultura inglese questo termine lo ritroviamo nel, durante il periodo della rivoluzione industriale e inizialmente il termine resistenza aveva un'accezione positiva in quanto eh, rivelava, diciamo, la resistenza che le strutture metalliche oppongono all'applicazione di determinate forze. Il termine si è poi caricato nel suo attuale significato biomedico di connotazioni prevalentemente negative. Lo stress, in termine appunto, medico o psicologico più propriamente, venne descritto per la prima volta da Sely nel 1936 e lo definisce come una risposta aspecifica dell'organismo ad ogni richiesta effettuata su di esso. C'è da chiarire il termine specifico, perché la reazione di stress in termini sia fisiologici che in termini di sintomi fisici o psichici, bene o male, ha uno, un, sempre un solito percorso che prevede una fase di, di rilevazione del problema, di valutazione e quindi di risoluzione positiva o negativa che sia, eventualmente una resistenza al, al problema stesso. Quindi la, la risposta specifica denota appunto questo quadro di anormalità relativa a una reazione di stress forzata e aspecifica. Lo stress inoltre è da valutare come un adattamento dell'organismo al cambiamento omeostatico che viene proposto da uno stimolo esterno, che noi chiameremo stressor perché comunemente è facile. Definire come stress qualsiasi evento ci capiti. In realtà con stress si identifica la, le, i correlati fisiologici e i sintomi fisici correlati, ma non l'evento o la situazione che scatena lo stress. Quindi lo stress come processo. Un processo appunto che implica tre elementi: un evento o una situazione relativa all'ambiente esterno o interno alla persona, la percezione soggettiva di quell'evento e quindi i cambiamenti nelle funzioni psicologiche e fisiologiche del soggetto. Si è soliti distinguere due tipi di stress, quello negativo chiamato distress e quello positivo chiamato eustress. Bisogna partire dal presupposto che lo stress è una risposta adattiva dell'organismo perché appunto ci permette di mantenere l'omeostasi in condizioni in cui normalmente viene modificata da eventi esterni o interni che siano. Quindi l'eustress le, è appunto quello stress positivo dovuto al massimo di efficacia che viene messo in pratica davanti a una situazione stressante. Solitamente lo stress si ha davanti a una situazione di minaccia e il comportamento conseguente può essere di attacco o fuga, proprio in termini primordiali, come si vuol dire, in termini un po' preistorici, va. E quindi abbiamo, appunto, lo stress positivo in cui il corpo, l'organismo e le funzioni fisiologiche si attivano andando a dare un effetto positivo di risoluzione del problema, quindi si riporta all'omeostasi iniziale. Diversamente, invece, il distress è lo stress negativo, la sgradevole sensazione di malessere associata ad un'incapacità di investire le proprie risorse energetiche in maniera funzionale. È un insieme di reazioni affettive e comportamentali che sono conseguenti all'evento stressante. L'eau stress, come dicevo, è. Meno frequente anche perché non viene considerato come tale, nel senso che nel momento in cui uno stress viene tranquillamente risolto non si parla neanche di stress. In realtà sì, perché quando c'è una qualsiasi modificazione della nostra fisiologia del all'interno del nostro organismo, possiamo parlare di stress. In questo caso è o stress se poi si risolve con, con, con una buona efficacia. Insomma. Lo stress viene considerato come una condizione capace addirittura di migliorare le capacità prestazionali dell'individuo. Si parla di effetto training come addestramento o apprendimento della capacità dell'individuo proprio di fronteggiare o risolvere un determinato stressor. Allora, è infatti dimostrato che se il, lo stress arriva ad un livello ottimale, questo aumenta le capacità di performance portandole al massimo. Qualora lo stress superi questo picco di livello ottimale, noi abbiamo un calo della prestazione, come possiamo vedere esattamente da questa slide. Questa è la legge di Jörg Dodson, la più famosa per quanto riguarda la psicologia dello stress, e appunto afferma che l'organismo per raggiungere livelli ottimali di efficienza ha bisogno di operare in rapporto a quantità di stress non estreme. Sollecitazioni eccessive o carenza di stimoli hanno effetti negativi sull'efficienza. Immaginiamo quindi un asse cartesiano in cui sull'asse X abbiamo la stimolazione e l'attivazione fisiologica, sull'asse Y il rendimento e lo stato di salute e vediamo come... All'aumentare della stimolazione... Abbiamo anche un aumentale del rendimento. Finché arrivato a un livello massimo di rendimento, qualora la stimolazione dovesse continuare a salire, abbiamo una ca un calo della performance e quindi un aumento dello stress. Gli effetti negativi dello stress si possono riscontrare su più livelli, sia nel fisico che nella psiche, sia nel comportamento. Nel fisico, ovviamente, le sensazioni che penso tutti abbiamo provato sono quelle di tachicardia, senso di oppressione al petto, vertigini, dolori muscolari, serramento mandibolare e digrignamento notturno, il bruxismo. Colon irritabile, senso di pienezza dopo il pasto, nausea, acidità e dolori di stomaco, diminuzioni del, del, del desiderio sessuale. Nella psiche abbiamo caratterizzazioni un po' più patologiche quali depressione, ansia, apatia, stanchezza cronica, difficoltà di concentrazione, perdita di memoria. Nel comportamento abbiamo un po' tutto e il contrario di tutto, perché siamo stressati sia quando mangiamo troppo che quando mangiamo poco, siamo stressati quando parliamo troppo e quando parliamo poco, quando dormiamo troppo e quando dormiamo poco. Siamo sempre stressati sostanzialmente. E c'è sempre una scusa per giustificare i nostri comportamenti. Quella ce la dà. Allora, gli stressor, quindi come dicevo l'evento che poi provoca il processo di stress, può essere di diverse tipologie e sostanzialmente ne ho definiti quattro che dividerò per intensità e durata. Allora, per quanto riguarda la durata, abbiamo la tensione cronica di ruolo. Un po' tutti siamo abituati, soprattutto nella società moderna, insomma, a ah, ehm, categorizzarci, un po' come la nuova pubblicità della Nutella, no? Da piccolo sei Stefano, da grande diventi papà, poi diventi amore, poi diventi professore. È un po' così anche nella vita, no? Ognuno di noi ha un ruolo che si rifà a ciascuna categoria a cui apparteniamo e, nello stesso tempo, apparteniamo ovviamente a diverse categorie. Io, allo stesso tempo, sono fidanzata, sono una figlia, sono una professoressa. Sono una disoccupata sono tutto allo stesso tempo. E in ogni campo, in ogni categorizzazione in cui io mi posso ritrovare come anche voi, ci sono delle tensioni che vanno affrontate, magari non saranno di grande entità, però sono quelle tensioni che sono continue e legate a quello specifico contesto. Ovviamente quando si parla di stress, però legare questo, le reazioni che si hanno successivamente a un solo contesto diventa difficile perché lo stress è molto pervasivo. Però, c'è questa appunto tensione di ruolo che può prevedere una caratterizzazione piuttosto che un'altra. Le difficoltà quotidiane sono quelle a cui tutti i giorni andiamo incontro, che non è possibile categorizzare in maniera più precisa, che vanno dalle, dalle bisticciate in famiglia, da, dalla macchina che ti si ferma in mezzo alla strada e quant'altro. Per quanto riguarda invece l'intensità, queste due ovviamente che vi ho elencato hanno una durata appunto abbastanza prolungata e persistente, però l'intensità diciamo che è abbastanza ridotta o comunque è sempre un fattore individuale ma è sempre meno impegnativo sul piano del, del, del coinvolgimento personale rispetto a quelli che sono eventi traumatici o esistenziali che invece hanno un'intensità molto maggiore. Per evento traumatico intendiamo quindi un evento relativamente molto breve ma molto intenso, pericoloso, destabilizzante e un'esperienza fuori dall'ordinario. Si è solito descrivere come evento traumatico, un po' quello che anche viene descritto nel disturbo post-traumatico da stress, quegli eventi che mettono in pericolo l'incolumità della persona o di chi li sta attorno. Anche se sono conoscenti o altro, quindi eventi come guerre, come un incidente stradale a cui assistiamo, o un parente che sta male, la malattia in generale, la crisi dell'Italia, quelli sono tutti eventi che comunque in qualche modo segnano in maniera molto molto intensa, per quanto possano essere di breve durata. Gli eventi esistenziali invece sono eventi di varia natura con un inizio e una conclusione ben definiti, di grande intensità, ma non comportano rischio per la vita. Quindi una malattia che fortunatamente si risolve, un, eh, un incombente distacco dai genitori, la perdita di qualcuno o qualcosa, quindi qualcosa a cui comunque non pone problema per la vita, ma in qualche modo influisce molto. Pensate per esempio a una malattia, come possa modificare, e come, tra l'altro senza avere la certezza che questa sia di breve durata. Qual è la situazione che a voi è più comune, quella in cui vi, vi ci ritrovate di più? Ovviamente sono anche legate contestualmente ai periodi della vita che si sta vivendo, eh? però in generale c'è qualcuno che, come parlavamo prima della categorizzazione, si ritrova particolarmente stressato relativamente a una determinata categorizzazione sociale che ha? Se avete voglia di parlare. <ride> Siamo messi benissimo, siamo a posto. No, ci sta, è chiaro che là poi bisogna andare in ordine di, di grado per capire su quale agire prima. Stavo dicendo che ci si potrebbe comunque ritrovare in una situazione dove i... Acceso, è acceso. Eh, vabbè, Dicevo che in diverse situazioni ci possiamo comunque sentire nei nostri diversi ruoli stressati no? e forse è quella la non incapacità, almeno io ritengo quello che a volte ci si chiude proprio come in una stanza, l'incapacità poi di poter uh, uscire dalle, dalle diverse situazioni. Ma è quello che dicevo anche prima. In questo caso, può essere che lo stress capitato in un determinato in una di queste quattro categorie vada ad influire sulle altre. Quindi, c'è ben perché è chiaro che nel momento in cui io eh, ho un parente che non mi sta bene, che, che ha una malattia, anche se si ferma la macchina per strada, di solito ci rido, e in quel momento mi diventa un evento altamente traumatico, stressante. Quindi, lì la cosa. Più importante da fare, secondo me, è capire quale di queste quattro situazioni sia veramente quella principale e che poi porta i suoi risvolti su tutte le altre, perché poi è su quella che si andrà ad agire eventualmente. Allora, ovviamente. È difficile definire in assoluto degli eventi che siano stressanti per tutti, perché ognuno ha una propria personalità, ha un proprio carattere, ha dei propri eventi di vita e quindi un'individualità che non si può generalizzare. Anche eventi stressanti come la morte di un parente o una malattia che per tutti può sembrare chissà quale grande causa di stress, per altri invece può non esserlo. Questo perché appunto lo stress è soggettivo, è soggettivo ed è legato a una valutazione cognitiva che prende in considerazione tutte quelle che sono le caratteristiche individuali della persona, personali e soggettive e quelle relative all'ambito sociale ed esperienziale in cui la persona è vissuto e cresciuto. Uno stress di breve durata di norma non rappresenta un problema, anzi, come abbiamo già detto prima, esso può aiutare le persone a utilizzare al meglio le proprie capacità. C'è chi, come me, ad esempio, sotto pressione lavora molto meglio. Sono la classica tipa che fa tutto all'ultimo minuto e poi arriva la notte prima che ancora ha ancora tutto da fare. Tutti gli esami dell'università io li ho fatti così. Perché se non ho la pressione, io non riesco a fare nulla. Ed è una cosa che mi mette tanto di quello stress che. Non si può dire, eppure riesco a lavorare meglio sotto, in quello stato là che non in uno stato di rilassatezza. Vedete la curva Ierck-Dotson che vi ho mostrato prima, perché anche la poca attivazione nella fase iniziale prevedeva un minore livello di prestazione. Non l'ho trovato. Possiamo dire quindi che lo stress in questo caso funziona da um, fattore, non dico protettivo, ma de de determinante, funzionale da questo sì. punto di vista. Come ho detto all'inizio, lo stress è assolutamente un processo adattivo: è filogeneticamente determinato, esiste da sempre ed è quello che ci permette di andare avanti. È quello che permetteva agli uomini primitivi di mantenere i sistemi d'allerta davanti ai pericoli di poter quindi rispondere in una vita ovviamente che non è quella odierna a determinati pericoli, quelli animali altro. e altro è l'istinto, è il sesto senso, è il fatto di appunto mettere in allarme il nostro organismo davanti a uno stimolo che può essere minaccioso o nuovo perché anche il nuovo per quanto di per sé non sia un evento pericoloso però può determinare un'attivazione proprio perché sconosciuto Lo stress ovviamente, qualora si, si rifaccia sotto forma di distress, porta a diverse patologie psicosomatiche. A partire dall'apparato digerente, quindi con gastroduodenite, ulcera, rettocolite, malattie cardiovascolari, ipertensione, infarto, arteriosclerosi e coronariopatie. Tra l'altro relativamente alle malattie cardiovascolari è stato individuato una tipologia di personalità, definita tipologia di eh, personalità di tipo A, che è strettamente legata con i disturbi cardiovascolari. Poi ne parleremo più approfonditamente, non so se nel pomeriggio o domani, perché vi somministrerò anche un test che va appunto a valutare questo tipo di personalità. È una personalità, vi accenno giusto qualcosina, legata molto al lavoro. Allo spirito individualistico che c'è nella società occidentale, quindi al bisogno di affermazione, di, eh, di competizione, di ostilità e di rabbia che c'è soprattutto nel mondo odierno. Ed è stata appunto associata alle malattie cardiovascolari. Poi abbiamo le malattie endocrine e metaboliche, quindi diabete mellito, morbo di Cushing, iper e ipotiroidismo. Malattie connesse ai disordini del sistema immunitario come allergie, infezioni, malattie reumatiche e autoimmunitarie e altre malattie di varia natura, renali, ginecologiche, cutanee, oculari e displastiche. Le, malattie, le patologie psicosomatiche, ovviamente io vado dando molte cose per scontato, qualora non doveste capire alcuni termini, chiedete senza problemi. Ad esempio, le, malattie, le patologie psicosomatiche vengono così chiamate proprio perché sono quelle malattie che non hanno una base organica ma derivano dallo stress che si esprime su base organica, cioè se si esprime appunto su base organica, quindi provocando delle modificazioni che diversamente non ci sarebbero. Al contrario dei disturbi somato che in cui si parte da una malattia, da una patologia organica, da una base organica, per poi avere un risvolto sulla, sulla psiche, quindi portare a dei disturbi o patologie varie di natura psicologica. Il manifestarsi di uno o qualsiasi dei disturbi è collegato a tre fattori, come dicevamo prima, l'intensità dello stimolo, la durata dello stimolo, e il carattere, la personalità e la valutazione soggettiva del soggetto so, sottoposto allo stressor. Uh, I teorici che hanno studiato lo stress, in particolare Lazarus e Folkman, hanno descritto la valutazione soggettiva come appraisal, per indicare appunto la valutazione soggettiva conseguente allo stimolo. E successivamente, la seconda fase... Una volta elaborato e capito l'importanza dello stimolo che si è davanti, il reappraisal sarebbe la seconda valutazione cognitiva legata alle capacità del soggetto stesso di fronteggiare lo stimolo in questione. Quindi, quando parliamo di valutazione soggettiva, io potrei anche dirvi appraisal o reappraisal, come valutazione primaria o secondaria. Ora entriamo invece, ci addentriamo nell'ambito del, dello stress lavoro correlato. Parto con, una, con alcuni numeri relativamente alla situazione lavorativa odierna, in particolare la disoccupazione in Italia, relativa, ho preso poi l'anno di riferimento più basso, 2007 solo sei anni fa. Vediamo come la disoccupazione sale da 6,1% a 12,2% ed è in continua crescita. La disoccupazione giovanile dai 15 ai 24 anni addirittura raddoppia. Siamo dal 20 al 40%, mentre in cerca di occupazione da oltre 12 mesi siamo dal 47 al 55. Però ehm, a disconferma di questo, diciamo quello che sembra un piccolo aumento di, di quelli che cercano lavoro, è aumentata in maniera eh, Esponenziale la, eh, il numero degli inattivi, di quelli che ormai lavorano, non ne cercano neanche più. E vedremo dopo in dettaglio perché. La civiltà occidentale contemporanea non è proprio un bel quadro da vedere. Penso che tutti vi possiate ritrovare in quelli che sono appunto gli stati di solitudine, le incertezze sul futuro, ovviamente collegate al lavoro. Eh. Stati di solitudine, incertezza sul futuro, scarsa autostima, stato d'animo negativo, ansia, tensione e depressione. Questi appunto sono sì collegati al lavoro, ma in parte perché poi il lavoro è anche quello che determina la nostra vita in generale e tutti gli aspetti che ne fanno parte. Perché siamo in questo stato infatti? Proprio perché la disoccupazione, i contratti a termine o il lavoro nero hanno fatto sì che il lavoro sia una cosa sempre meno, più, sempre meno certa sempre più umbilico e anche persone che lavorano e hanno il loro lavoro si trovano a sopperire alle mancanze dovute dalla crisi in questo caso. Vediamo che le, le fabbriche riducono il personale perché non ce la fanno a pagarle, però costringono gli operai a fare gli straordinari e quindi non è solo la questione di non trovare lavoro, di avere un lavoro precario, piuttosto che avere un contratto che non ti assicuri stabilità per il futuro. Ma è proprio il problema che anche quelli che ormai sono rimasti nel mondo del lavoro si trovano a dover affrontare delle richieste che sono spropositate un po' per chiunque. Quindi abbiamo un incremento della quantità del lavoro, un cambiamento dei ritmi e degli schemi lavorativi, perché ci sono persone che si trovano a dover, lavorando da tanti anni nella stessa fabbrica, si, do, si trovano a dover ricoprire ruoli molto diversi da quelli che hanno svolto precedentemente. Innalzamento degli obiettivi da raggiungere perché la produttività, nonostante la diminuzione della, della forza lavoro, viene sempre richiesta in, minura, in misura maggiore e poi abbiamo anche un aumento della competitività perché si ha appunto la sensazione che l'altro mi possa fare le scarpe in questo clima di precarietà assoluta che c'è. Parliamo appunto di precariato come l'insieme degli individui che hanno un lavoro che non garantisce una prospettiva futura. Il termine nell'utilizzo comune denota la presenza di due fattori principali, la mancanza di continuità del rapporto di lavoro e di certezze sul futuro e la mancanza di un reddito e di condizioni di lavoro adeguate su cui poter contare per la pianificazione della propria vita presente e futura. Siamo qui a parlare dei mammoni, di quelli che non si sposano più o si sposano a 40 anni perché aspettano il posto di lavoro, di quelli che non riescono a comprarsi una casa, di quelli che trovano lavoro per una settimana e non sanno se la settimana dopo verranno riconfermati, di quelli che addirittura si ritrovano ad avere proposte di lavori per un giorno solo. E non stiamo parlando di lavori come host e Promoter, che tradizionalmente sono così, ma anche lavori in fabbrica in cui ti chiamano per un solo giorno. E io vedo molti miei amici che di questo ne soffrono tantissimo perché comunque hanno una certa età, anche 30-33 anni, vorrebbero mettere su famiglia, costruire qualcosa, e invece si ritrovano a non, a non avere nulla, se non una ricerca disperata di lavoro che porta pochissimi risultati. Questa è una vignetta pubblicata sul giorno del 2010. Ma i precari possono festeggiare? No, loro devono aspettare la festa dei diversamente disoccupati. Già nel 2010, infatti, su 300 persone, da uno studio condotto dall'Eurodap, Euro, dall su 300 persone tra 25 e 55 anni, il 70% ha dichiarato di trovare proprio sul posto di lavoro la maggiore fonte di stress. E il 70% è tanto. Tra l'altro, di questi, il 60% teme i colleghi, mentre il 40% si dice completamente assoggettato al capo per paura di essere licenziato. Altro motivo che induce fonte di lavoro anche perché un lavoro stabile e sicuro ce l'ha. Inoltre, sempre nel 2010 l'assessorato alla salute del Comune di Milano ha eh, pubblicato delle stime di 47.000 lavoratori in difficoltà. L'80% dei quali, quindi oltre 37.000, con già problemi psicologici riconducibili ad una sindrome da lavoro precario nel 2010 quindi si veniva a delineare quella che è la sindrome da lavoro precario che comporta stress, ansia, frustrazione, notti in bianco, depressione, sospe sospettosità, il capo ha sempre ragione. Quindi per dare ragione al capo si arriva a casa con la rabbia che spunta da qui e ce la si prende con i familiari, con gli amici, con i conoscenti, con la ragazza. E anche lì vediamo come lo stress appunto per ritornare al discorso di prima, che faceva la signora, magari era là il problema, non che il marito non ha buttato la spazzatura, però in quel momento diventa un problema anche quello. Così come è preoccupante anche il grado di sospettosità che si crea, perché uno dei, mh, degli aspetti più importanti in ambito lavorativo è appunto il poter contare sui colleghi, il poter creare un gruppo di lavoro che sia affiatato, unito e complice. In realtà, in questo clima di assenza di lavoro, di paura, si ha il, sempre il sospetto che qualcuno voglia farci le scarpe. Vi, si vive in, all'interno delle aziende o comunque del, de, dei vari settori in un clima di sospettosità e competitività che va a minare il rapporto interno, creando ulteriore fonte di stress. Vabbè, eh, ovviamente la sindrome del lavoro precario prevede anche dei sintomi fisici quali tachicardia, insonnia, tensione, dolori articolari, mal di testa, quelli che sono classicamente associati anche allo stress più in generale. Questa è un'altra vignetta. Il futuro è di noi giovani. Bella sfiga. Questo è un, eh, un articolo del Centro Nazionale Economia e Lavoro pubblicato nel 2013. I giovani, i ragazzi dai 15 ai 24 anni, sono più attivi sul mercato del lavoro, ma allo stesso tempo più disoccupati, più sottoinquadrati e più working poor. Oltre ovviamente a portare al lavoro in nero. Quindi abbiamo dei soggetti che si muovono tanto, che cercano il lavoro, lo cercano ripetutamente, fanno mille e mille cose per poterlo fare. Però ci troviamo davanti anche a un una discrepanza notevole tra la domanda e invece l'educazione le, le, l'esagerazione le, dell'educazione quindi questa spinta a formarsi sempre di più che in realtà in alcuni casi è anche una pecca proprio primo perché appunto non c'è la reale corrispondenza e, e necessità in campo lavorativo secondo perché, e lo posso dire io stessa anche avere troppi titoli ed essere troppo preparata penalizza. Io sono una psicologa, mi sono laureata in cinque anni esatti, ho fatto un master di un anno altro in psicologia clinica. Non posso fare l'educatrice perché sono troppo qualificata. Non posso fare l'insegnante nelle scuole pubbliche perché mi mancano alcuni crediti. Non posso lavorare nel pubblico perché non sono psicoterapeuta. Anche per ruoli da psicologi in alcune regioni come Emilia Romagna e Lombardia... Richiedono psicoterapeuti per i ruoli da psicologi, per chi non lo sapesse lo psicoterapeuta ha altri 4 anni di formazione prevalentemente privata, tipo io la, la inizierò da gennaio a 4.300 euro l'anno e tu senza queste in Emilia Romagna e in Lombardia non so in altre regioni non lavori, come psicologo nel pubblico non ti prendono. Sì. Qual è la differenza tra psicologa e psicoterapeuta? Ho fatto bene a chiederlo perché. Allora, innanzitutto, lo psicologo praticamente può solamente fare diagnosi o terapia breve, ovvero counseling. Terapia breve si intende massimo 5-10 sedute, non una terapia prolungata. Lo psicoterapeuta, come dice la parola stessa, invece è colui che cura. Quindi abbiamo lo psicologo che fa diagnosi, lo psicoterapeuta, lo psicoterapeuta che cura. E poi abbiamo lo psichiatra che è laureato in medicina in realtà, non in psicologia, ha preso la specialistica in psichiatria, fa lo psicoterapeuta e può somministrare i farmaci, essendo un medico. Quindi la differenza tra psicologo, psicoterapeuta e psichiatra consiste in questo. Tra psicologo e psicoterapeuta in particolare c'è di mezzo una scuola di psicoterapia di altri quattro anni, quindi una formazione in totale di 10 anni, che in Italia esisteranno due o tre scuole pubbliche, tutto il resto sono private e vanno più o meno del 3.500, 4.000, 5.000 euro l'anno, più le spese accessorie che la scuola richiede. Quindi, per dire, molto... <ride> Ma al momento veramente anche all'estero si ha un po' di crisi generale. Vediamo anche in Inghilterra, con l'ultimo accadimento che è successo, dell'italiano ucciso, vediamo anche in altre città come Spagna o Grecia che la disoccupazione è a livelli addirittura più alti dei nostri. Io non amo parlare al microfono, è un po' di stress. Vabbè, dicevo, uno psicologo lì in altri paesi, lei sa se è più facile specializzarsi? Sicuramente molto più riconosciuto. Ah. Noi appunto siamo delegittimati proprio come ruolo di psicologo, ma anche dallo Stato stesso. Perché se tu nel pubblico, per quello che devo fare io, mi prendi qualcuno che ha delle competenze che fondamentalmente non, non sono necessarie, che cosa mi fai lavorare a fare in, la, in psicologia? Mm. Toglila. Perché se non mi dà la possibilità di lavorare neanche nel pubblico. Sicuramente negli altri paesi è molto più riconosciuto proprio a livello statale ministeriale, ma anche a livello di cultura proprio. Perché in Italia c'è anche la cultura del. No, io lo psicologo non vado. No, 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 mio dio, mi vergogno. No, no, non ma sono io, pazzo. io non ho problemi. Io non ho fatto dice: pazzo. non sono pazzo, non vado dal ma dallo psicologo non ci va. Che è pazzo, ha maggior ragione dallo psicologo, poi in cui appunto. Il, il compito non è curare, bensì al massimo fare consulenza, dare un supporto e fare ah, appunto un minimo, aiutare il paziente a comprendersi di più e comprendersi meglio. Quindi è così, io mi adatto con due, due lauree, la triennale e la specialistica, il master e l'iscrizione che ho fatto ora alla scuola di psicoterapia, mi adatto a fare altri mille lavori come hostess, promoter, commessa, agente di viaggio, animatrice di latinoamericani, babysitter. E il mio lo faccio a gratis, perché funziona così. Io per pura passione sono in facoltà, faccio l'assistente di un prof, mi correggo tesi, esami, faccio le lezioni, il tutto a gratis. Tranne poi qualche sporadica opportunità come questa, che grazie a Dio mi fa ricordare di essere una psicologa in tutto e per tutto. Perché anche quello fondamentalmente poi, una persona che ci crede nella, nella propria professione, in quello in cui ha studiato, che ci ha creduto e si sente una professionista... Perde proprio di autostima in questo modo, perché non viene riconosciuta dall'esterno, nel momento in cui tu non hai un ruolo ufficiale. Io a Parma ormai mi conoscono tutti, ma mi conoscono più come promotore, come hostess, come animatrice, che non come psicologa, perché non ho realmente l'opportunità di lavorare e farmi vedere in questo contesto. Anche in università, cioè, ci sto da, da una vita, praticamente sono otto anni da che mi sono laureata e sono rimasta là. Però comunque... Già lì qualche soddisfazione in più c'è, ma non essendo retribuita, quando vai a dire, ah, vabbè, ma tu cosa fai? In realtà io mi mantengo facendo tutt'altro, perché non mi mantengo facendo la psicologa. Quindi proprio anche a dirlo, anche a livello di consapevolezza e di, eh, e di soddisfazione nel dire, sono una psicologa, ho lottato tanto, ci credo, so di saperlo fare, rimani proprio a terra. <ride> e penso che voi magari in altri settori... Possiate aver provato in qualche modo la stessa sensazione? <ride> Mi sembra anomalo. Um... Il, il fatto che, com, come facevi vedere dalle slide, c'è una necessità, c'è un bisogno di attività psi, di psicologi, eccetera, e poi la, la, la formazione è così impeditiva, l'accesso la, uh, la, al ruolo è, è un problema, c'è cioè un'anomalia, sì, comunque. Là si dovrebbe anche lavorare se... sull'aspetto sull anche culturale, perché se lo Stato passa il messaggio lo psicologo. Non serve a niente mettendolo, impedendogli l'accesso ai servizi pubblici. Anche se noto che ci sono delle attività, magari eh, di alcuni psicologi che si riuniscono e fanno tipo delle associazioni. Quella è una cosa molto utile, e, cioè è, un, è una modalità attraverso la quale si riesce a fare counseling, si riescono a fare tante, anche forse i consultori sì, familiari. però la questione delle, delle associazioni è abbastanza complicata perché la normativa non è abbastanza chiara. Però sostanzialmente non si potrebbe fare attività psicologica all'interno delle associazioni perché prevede un compenso e l'associazione non lo prevede. Quindi, sì, si potrebbe anche fare, però va messo sotto altro tipo di attività. E anche lì, alla fine, è sempre. Cioè io, per esempio, sono, ho uno studio a Parma, cioè sono all'interno di un uh, centro medico, un poliambulatorio. Però la questione è sempre la stessa, tanto che vai all'associazione, tanto che vai al centro medico, stai andando sempre dallo psicologo e la gente non, non lo accetta o comunque ora come ora in questo momento in Italia per quanto molti ne avrebbero bisogno probabilmente non hanno le, 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 le risorse economiche necessarie per poter affrontare una spesa o un percorso del genere e soprattutto uno neanche va a chiedere sapendo che bene o male lo psicologo ha un tariffario e di sicuro non si va sotto una certa soglia, uno neanche ci prova a chiedere, perché se no, uno... Ma non dovrebbe essere... Questo tipo di figura, cioè la psicologa, dovrebbe essere presente proprio in ogni organico, in qualsiasi istituzione, voglio dire anche in un comune, in una scuola. Dovrebbe essere ovunque, ma è sempre lo Stato che non ci riconosce il giusto... Il giusto peso non, non dà valore e se non lo dà lo Stato per primo, come fanno a darlo i cittadini? C'è la passata del il... riguardo <coughs> il riconoscimento della, della, laurea che, della laurea che è una cosa che mi, mi preme molto. Io vengo da un campo un po' diverso, io sono, da, vengo da, da Scienze della Comunicazione, a parte che è una facoltà da, dove, che viene perennemente presa in giro, tra l'altro. Infatti viene soprannominata Scienze delle Merendine, sì. anche se tu fai studi di cultura, di, di marketing, anche, un, anche alcuni accenni di psicologia, ovviamente non ai vostri livelli, ci mancherebbe altro. <ride> però viene tra legata a facoltà per aspiranti veline, tra l'altro... Scusami il... se ti interrompo. Sì. Probabilmente la visione comune che c'è è che ti dà accesso a un tipo di lavoro che può essere effettuato anche senza la laurea, tipo il giornalismo. È per questo sì. che forse alla luce di tutti e di chi non affronta poi quel percorso di studio, perché ogni percorso di studio ha una sua difficoltà ovviamente. Però probabilmente è per quello che nel vivere comune, nel sentire comune, è vissuta come quello, perché ti dà una specificità che in realtà non è obbligatoria per fare quel determinato lavoro. No, ma, ma infatti mh, se per fare la giornalista di carta, di carta scritta, se, già secondo me è meglio una laurea in lettere piuttosto che quella mia. Infatti ora ci arriviamo, mh, il, suo pre, cioè il professore che è venuto all'altro modulo, sì. che ha tenuto le lezioni dell'altro modulo ha detto che molti professionisti hanno bisogno, avrebbero bisogno di un, di un mediatore perché ovviamente un, eh, uno che comunichi con l'utenza, perché appunto ad esempio prendiamo un avvocato, un avvocato comunque ha focalizzato la sua preparazione più su imparare a leggere a memoria piuttosto che imparare a come comunicare con i clienti, quindi parlava della necessità di mediatori e io in quel momento ho detto ah la mia laurea potrebbe essere utile in questo senso perché appunto è più necessità di, di avere a che fare con la comunicazione in senso stretto piuttosto che fare il giornalista, e quello magari meglio qualcos'altro, anche secondo me eh. quindi sono, sono molto obiettiva. Un grande problema è il fatto che creano lauree, magari fanno anche dei bei programmi e poi fuori non riconoscono ciò che hai fatto. È il discorso che facevamo prima circa il fatto che c'è questa spinta all'over education sì. che però non trova un riscontro oggettivo nella realtà esterna all'area educativa, perché le, le università ormai hanno tolto... Un bordello di numeri chiusi, quindi molte facoltà sono a numero aperto. Però 300 psicologi all'anno solo da Parma. Altri a numero aperto da chieti che possono arrivare anche a mille. Padova, Roma, Trieste e tutte le altre città ma dove devono andare a lavorare effettivamente. c'è questo volevo dire io una cosa: eh, forse è un po' provocatoria questa cosa, ma in maniera bonaria. Se non, non cioè, se non si riconosce una figura, ehm, questo sicuramente è un problema e, e ci sono delle colpe in alto, no? Però quello che io, cioè, mi è venuto in mente mentre si parlava di questo è che mh, se la gente non riconosce il bisogno di questo servizio, cioè bisogna lavorare anche su quello, sì. cioè. Se io non so di avere bisogno dello psicologo, perché lo psicologo lo vedo una figura troppo distante da me, cioè lo, lo immagino come una persona che sta là ad aprirmi il cervello e a dire, ah, qua va male, è eh, così. È chiaro che chi ci va. Esatto, ma questo è parte. Perciò io penso dalle che soluzioni. gli psicologi, come altre categorie, sì. tutti ci siamo in mezzo, dobbiamo eh, fare eh. un lavoro di cultura di, quella, di quel servizio che vogliamo offrire. Mm. Cioè, perché lo vogliamo offrire? Che cosa. Anche. Secondo me il lavoro di marketing su alcune facoltà o su alcune materie di studio non, 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 non vanno a guardare quanto la gente ha bisogno di quel servizio, quanto sa di averne bisogno. Questa è la mia. Sì. Ah, ma effettivamente si ritorna sempre alle istituzioni, no? Perché sta a loro in qualche modo legittimare. Io quando dico sono una psicologa, tutti mi chiedono: no, qual è la differenza tra psicologo e psicoterapeuta o psichiatra? Proprio perché già di base non è conosciuto, ma effettivamente la gente più che col privato magari ha contatto col pubblico, no? e se nel pubblico, in, eh, in istituzioni come ospedali, consultori, scuole, comuni o associazioni, lo psicologo non è rappresentato, come si fa a farlo conoscere? Parlo sempre dello psicologo per estendere anche alle altre categorie, io parlo di quella che conosco meglio ovviamente di quella che subisco sulla mia pelle, però ci vorrebbe un programma di sensibilizzazione che deve partire dall'alto, per chiarire le specificità di quella e di tante altre. L'alto è in alto, quindi sta già bene. Siamo noi che stiamo male. Male, vabbè, stiamo. E quindi, grazie, votatemi perché però, io sono a <ride> portare avanti questa cosa. Però no, se fosse, per dire, cioè, sì. quindi, eh, io purtroppo, ma anche per fortuna, la nostra arma è il volontariato: cioè, volontariamente, senza compensi all'inizio. Eh, bisogna creare le condizioni, cioè il terreno fertile affinché delle cose, dei, dei concetti delle, eh, possano crescere, svilupparsi. Io credo che sia così, almeno quello che sto vedendo. Però visto che la visione comune dello psicologo in questo caso è quella dello strizza cervelli da cui ci vanno solo i malati, se lo Stato in primis non sì. dà l'opportunità sì. alla gente di capire qual è il ruolo, no, lo puoi capire tu. Lo può capire il, il signore o la signora. Però fondamentalmente, se il servizio è sempre a pagamento e a quel costo, nessuno ci andrà mai, ora come ora, in questo particolare periodo. Grazie. Per esempio, fare una manifestazione in piazza. Immagino una cosa qualunque così con un banchetto dove mh, le persone parlano di questo, si confrontano, o vedere un video, fare un tutorial su YouTube, che ne so, in cui cioè, si visibilità. parla di questo e si, e si demonstralizza, cioè nel senso si toglie questa aura di mostro allo psicologo, perché sostanzialmente forse è anche quello sì. molto, e si fa vedere che chiacchierà, cioè io per esempio ho la fortuna di avere degli amici con cui chiacchiero, anche persone competenti, che mi aiutano a tirare fuori le cose sì. che già ci sono dentro di me. È quello Ma è che... quello: lo psicologo non deve creare cose nuove, eh. deve semplicemente tirare fuori quello che c'è dentro. Però, però forse anche è anche colpa di alcuni psicologi che si sono un po' investiti di un'autorevolezza, di un'autorità che ha allontanato. quella è un po' la provocazione. Mm. Io ho studiato psicologia per un anno, quindi io me ne sono scappata. Non mi piaceva, <ride> però capisco che per me era un altro il percorso, lo vedevo troppo, cioè è stato creato come un corso che, va, che rende questa figura troppo istituzionalizzata, troppo rigida, invece è una persona poi invece che veramente può stare a contatto con le persone, è veramente una persona utile. In realtà quello che discutevo prima anche con Anna... Si deve fare prima una anche con Anna. deculturalizzazione, bisogna riculturizzarci, sto dicendo delle parole si. assurde. Quello che dicevo prima anche con Anna, che anche lei ha studiato psicologia tra l'altro a Parma come me, è, è proprio questo, no? il, il percorso formativo dello psicologo. Io, così come anche lei, ci siamo ritrovate, siamo persone molto con i piedi per terra. Invece la visione generale che si ha della psicologia, quella classica di Freud... Con l'inconscio, il preconscio, il conscio, le cose che non si sanno, gli atti incompiuti, i sogni, quindi tutte cose che non sono né probabili né verificabili né scientificamente dimostrabili. Okay. Aspetta, che ci possiamo tirare dietro le. le, cioè, le mani senza, di senza nulla Noi togliere. Abbiamo, cioè cioè, una senza nulla togliere a quel tipo di approccio, però non è l'unico che esiste invece è l'unico che fanno passare, è l'unico che è al di fuori del settore specialistico la gente conosce. E quindi anche per la gente fidarsi di qualcuno che ti parla di qualcosa di cui tu non avrai mai coscienza, magari diventa un po' più difficile da capire. Esatto, probabilmente fa anche più paura. Io invece ho, avuto un, eh, ho studiato in, in un ambiente cognitivo comportamentale, ovvero... Gli stessi processi vengono analizzati non alla luce di quello che non, è, che non si vede, bensì alla luce di comportamenti e pensieri, quindi qualcosa che noi possiamo vedere, toccare e oggettivare in un, in un qualche modo. E le, il percorso formativo, anche lì, un po' ti inganna, perché anche lì comincia a fare la storia della psicologia, quindi ti cominci a studiare uno per uno tutti gli autori, che cosa hanno fatto, che cosa non hanno fatto, e vabbè, ma che. Che cosa faccio poi in realtà? Poi ti arriva magari il professore che ti fa capire qual è la pratica clinica e lì ti innamori. Che fondamentalmente è quello: quando effettivamente per persone pratiche come me o come anche Anna, si, si riesce a trovare la persona che ti dà la giusta chiave per vedere come tu vuoi la, la psicologia e, e la professione che andrai a fare, allora lì è fatta, lì ti innamori, lì la prendi a cuore. Io infatti sono molto legata al processo diagnostico perché il professore che ho sempre seguito e con cui ho fatto la triennale la specialistica e il master, che poi è il professore che è venuto qui da voi, molto legato alla testistica e alla diagnostica. E infatti ho portato alcuni test e dei profili che vi farò perché sono cose molto interessanti. No? La prima è eh, dai, io voglio sapere come sono. Io ero sempre la cavia a tutto: vengo io, vengo io, vengo io. <ride> Adoravo. perché comunque c'è questa spinta a conoscersi. Però se poi il conoscersi non lo riesce a, a riportare su un piano reale, perché tanto ti parlano di qualcosa che tu non, di cui tu non sarai mai consapevole, è chiaro che la gente fa anche più fatica a fidarsi. Quindi un po' questo. Sì. Mi ha colpito molto la percentuale dei, dei lavoratori stressati. Io vengo da un'azienda a Roma. Dove praticamente la responsabile dell'ufficio risorse del personale è una psicologa, per cui si pensa comunemente che, appunto, è una persona, una figura preposta, specialmente in un'azienda molto grande, che debba dare un, un aiuto. A volte forse succede, io credo, a parte il fatto che penso che in Italia poca, siamo un po' mentalizzati all'idea dello psicologo in azienda, a scuola, sì. ovunque, che possa dare una mano. Se poi però nell'ambito di un'azienda eh, chi ci lavora all'interno sa che andare a parlare con lo psicologo o con la psicologa poi diventa anche un'arma a doppio taglio, perché anche quello è un compromesso a cui una persona che si è laureata in psicologia, che ha fatto tutti gli studi, però poi diventa, mi, mi permetta, servo, serva del padrone, sì. È chiaro che il lavoratore perde anche un attimo di fiducia sì. perché è successo concretamente anche pochi mesi fa quando tu pensi di parlare comunque con quella persona ed è successo a tanti per ottenere semplicemente anche uno sfogo uh -huh. perché lo stress è tantissimo e poi però tutto, tutto viene semplicemente utilizzato per cambiare di ruolo all'interno dell'azienda. Allora io credo che. E lì sta la correttezza del singolo professionista. E io spero che in Italia non siano tutte così le risorse che lavorano nel, nelle aziende. Perché comunque in questo modo vanno anche appunto, a rovinare la fiducia che eventualmente si, si dovrebbe creare. No, io ho una grande fiducia e una grande stima della figura dello psicologo, dello psicoterapeuta. Cioè, secondo me, il fatto stesso che questa persona, una persona competente, aiuti a letteralmente aprire come si diceva prima, aprire. La mente no? che fa, cioè, per me è una cosa meravigliosa, anzi dovremmo farlo tutti e forse tutti i giorni questo, questo lavoro. Però visto che parliamo di stress in ambito eh, lavorativo mi, mi veniva da pensare appunto a quella che è la mia sì. esperienza, sì. dove appunto c'è la figura di una persona che dovrebbe aiutare invece a superare un pochino lo stress. L'altro gap, ora che parlavi, mi è venuto in mente, io sto dando del tuo a tutti, spero non sia un problema, ehm, che mi è venuto quando, quando parlavi, è che fondamentalmente anche il ruolo dello psicologo viene in parte disconfermato anche dal fatto che non possa andare oltre, che è da qui la necessità di diventare psicoterapeuti. Ah, giustamente, devi aprirmi la testa e vedere cosa c'è dentro. Il problema è che il passo successivo, io lo vedo anche tra i miei amici, tutti mi dicono, vabbè, ora che faccio? Eh, <ride> primo non te lo devo dire io. <ride> Secondo, comunque, allo psicologo manca la competenza per poter dare magari quello strumento in più. E quindi la, il percorso poi formativo che richiede la scuola di psicoterapia è derivante anche da questo. Però già il fatto, penso, di riuscire a capire qualcosa di sé, al di là di non sapere come risolverlo, già è già un punto di partenza. Perché la consapevolezza è il punto di partenza per tutto e per risolvere quel problema. Sì, a volte sì. Altre domande? Quindi dicevo, eh, sì, bene o male i, i giovani sono più attivi sul mercato, nonostante abbiano una, una formazione buona, ottima, con tanto di lauree master, sono più disoccupati. Male che vada, quando trovano lavoro sono sotto inquadrati perché giustamente se anche una psicologa viene presa come educatrice il motivo principale per cui non la prendono è proprio perché dovrebbero pagarla di più. Ma anche qualora venga presa ovviamente non viene pagata quanto spetterebbe. Tra l'altro leggevo su una, eh, su una rivista, su un, insomma, un sondaggio secondo cui le, tra tutte le professioni, tra le varie lauree esistenti lo psicologo era quello meno pagato in assoluto con una media di 600 euro al mese. Quindi, proprio uno lo fa per abnegazione lo psicologo, perché se no non ne ricava nulla. E... <ride> Oppure si accontentano appunto di lavorare in nero o di lavorare sotto forma di stage, tirocini e quant'altro. Non prendendo niente o prendendo pochissimo. E quindi quello che. Il dato che il Centro Nazionale di Economia e Lavoro pubblica è che proprio la quota di ragazzi NEET, not in employment, education or training, quindi non, in, non occupati in educazione o sotto formazione, si attesta al 23,9% della popolazione giovanile generale e addirittura arriva a toccare punti picchi di 35% nel mezzogiorno. E ovviamente la situazione da noi è sempre più devastante che altrove. Anche se ormai anche al nord non si trova più nulla, e i miei amici che hanno sempre lavorato anche con le agenzie interinali per dieci anni di fila ora non stanno trovando più niente. Quindi la situazione in realtà si sta molto livellando. Questo era appunto la situazione bene o male dai 25-40 anni, quindi appena terminato il, il percorso di studio e gli anni successivi in cui si spera di sistemarsi lavorativamente parlando. E dai 40 in su che succede? Tra tre giorni me ne vado, resurrezione no, contratto a termine. La maggior parte dei lavoratori che ha un posto sicuro comunque per gli stessi problemi che dicevamo prima non riesce con la crisi o con le difficoltà di arrivare a fine mese a vivere serenamente questa condizione, perché comunque lo aveva sempre con la paura che possa da un momento all'altro essere lasciata a casa e avendo una certa età non trovare più nulla. Soprattutto avendo anche degli incarichi di responsabilità come famiglia e figli, casa da mantenere, che sono più gravosi rispetto a un 25enne appena uscito dall'università. A 50 anni, questa poi diventa proprio una vera e propria realtà perché è sicuro che lavoro non se ne trova più. Anche se è un dato che mi ha sconcertata mentre facevo tutte queste ricerche, è che paradossalmente sono in percentuale più occupati i vecchi, tra virgolette, che non i giovani, perché ricercano personale sempre più esperto e non si rendono conto che fra un po' l'esperienza non se la farà più nessuno e rimarranno senza tutti, sostanzialmente. Il problema è che ora non c'è, cioè anche gli stage che vengono magari pagati un minimo, le, i ragazzi si buttano a farli, però poi non hanno un riscontro e una conferma per restare in quel posto lì. Quindi è veramente una, una soddisfazione più personale e individuale, professionale, che non un qualcosa che si fa per un rendiconto personale, un rendiconto economico. Eh, vabbè. Questo ovviamente crea un circolo di ansia generalizzata che spesso genitori e figli si trovano a condividere insieme e nonostante tutto i genitori cercano sempre di dare una mano al figlio caricandosi ancora di più di altre spese. Poi abbiamo invece la popolazione degli inattivi che sono quelli che hanno completamente smesso di cercare lavoro e sono il 42,7% degli, eh, degli individui che ha rinunciato di, 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 proprio di aver smesso di cercare lavoro perché non ci crede più ed è un dato triste. Possiamo vedere qua nel grafico. Lo scoraggiamento fa sì che quasi la metà delle persone intervistate, maschio o femmina, la differenza è minima abbia smesso di cercare lavoro perché tanto è consapevole che non ce la farà mai trovarlo. Ed è brutto pensarla così, però effettivamente è vero. Si mandano 2500 curriculum, non dico al giorno ma quasi, e poi non si ha risposta. E dopo che le hai provate tutte che devi fare? Mi fermo. Ci si ferma là. Certo, è molto triste però vedere che le percentuali sono così alte. Poi beh, abbiamo altre motivazioni, quale ho seminato aspetto di raccogliere, che si attesta attorno al 25% per i maschi e al 12% per le donne, cura dei figli e familiari, che ovviamente si ribaltano le percentuali, ed è la donna che smette di cercare per dedicarsi maggiormente alla famiglia, anche perché se la donna va al lavoro devono pagare la babysitter, e quindi è, diventa anche un po' quasi inutile, no? oppure deve pagare l'asilo. Quindi sono sempre di più le donne che smettono di cercare lavoro per dedicarsi alla famiglia. Poi vabbè, abbiamo altri motivi di studio, formazione, che ormai secondo me è semplicemente un alibi per dire non sono disoccupato, perché è l'unica cosa possibile. Perché anche prendendo 15 lauree, lavoro non ne trovi uguale, per cui. Poi c'è l'attesa di tornare al lavoro, problemi di salute e altri motivi. Allora, alcune ricerche interessanti. Queste sono del 2000 e del 79, quindi abbastanza datate, e eh, fattori che venivano associati allo stress in campo lavorativo erano il sesso, l'istruzione, lo stato civile, gli eventi importanti di vita, i part time o lo stato di occupazione a tempo pieno, la difficoltà finanziaria e la personalità, quindi ciò che giustamente dovrebbe... Influire su quello che è lo stress lavorativo, a differenza di, invece di quello che abbiamo visto prima, ormai lo stress lavorativo eh, si ritrova e si sviluppa all'interno proprio del, dell'ambiente lavorativo stesso. Quello che però colpisce è che invece un'altra ricerca non ha ritrovato nessuna corrispondenza con quella precedente, quindi non. Lo, non il sesso, non l'istruzione, non il, lo stato civile, non gli eventi importanti come fattori stressanti, bensì la, la fonte di stress principale è la ricerca del lavoro. Perché non è solo chi è disoccupato, chi è precario, chi lavora, ma anche chi lo deve trovare il lavoro subisce uno stress notevole, forse anche maggiore, perché non ha neanche un minimo di, di base su cui poggiarsi. Invece parliamo dello stato di occupazione. Il tasso di occupazione si attesta attorno al 55,8%, corrispondente a 22.498.000 persone che nel mercato del lavoro si distribuiscono con, eh, in maggioranza nel settore terziario col 68,51%. Il terziario è il settore in cui si producono e forniscono servizi e comprende tutte quelle attività complementari che implementano e distribuiscono i beni eventualmente sviluppati dal primo e dal secondo settore. Quindi si occupa di prestazioni immateriali, non producono direttamente, che possono essere incorporate o meno in un bene. Fanno parte del settore terziario, servizi a rete, trasporti e comunicazioni, servizi facility management, servizi commerciali, gastronomia, turismo, ospitalità, servizi assicurativi e bancari, attività amministrativa degli organi di Stato, servizi avanzati come forniture e attrezzature, macchinari e beni. Io non so come voi siate distribuiti professionalmente, nel senso che non so qual è la vostra specificità professionale. Tutti? Che tipo, in quale settore? Precari, cioè pre presumo precari. Da... <ride> non tutti, alcuni sì, erano... L'altra volta sì, c'erano ad esempio dei, dei lavoratori mh, presso le comunità per, per tossicodipendenti. Io ad esempio sono una precaria perché ho lavorato per... Circa sette anni consecutivamente nello SPRAR, sistema di protezione dei asilo e richiedenti con un'associazione. Poi, finito quel progetto per un anno e mezzo, c'è stata una pausa di tre anni, un anno e mezzo ce l'ho fatta con l'emergenza Nord Africa. Tutto il 2013 assolutamente niente. Ne sto approfittando per, per fare formazione. Sempre per cui qualcosa voglio dire: aggiungere al curriculum, tanto è giusto. È un modo utile anche per, sì, per ampliare il proprio patrimonio di conoscenze e poi magari metterlo a disposizione uh, dell'organizzazione di cui faccio parte, ma anche nel, nel lavoro che spero di ritornare a, a breve a fare. Insomma, l'anno prossimo speriamo. C'è qualcuno di voi che lavora o ha lavorato nel, nel terziario? Sì. Io sono un educatore. In una comunità di recupero per tossicodipendenti, eh, sono da 17 anni, quasi 20, fra volontariato, eh. Eh, di per sé, quindi hai già, cioè, già il tuo lavoro è abbastanza stressante, avendo a che fare con persone eh sì. problematiche. Sì, direi di sì. Anche se poi, ascoltando un po' uh, la collega, non so, comunque l'amica, ecco, diciamo l'amica. Uh, mentre tu un Puoi po', un po la voce. mentre prima un po' hai fatto la panoramica, sì. cioè ci presentavi un po' l'argomento, uh, chissà perché un po' uh, distaccandomi anche dal suo pensiero, mi sono sentito quasi coinvolto no? comunque in qualcosa di più grande di me, eh, nel senso che tutto quello che c'è intorno comunque è stato creato no? sì. e magari è stato creato da gente credo anche molto più brava ed intelligente di me, perché credo che vedo in tutto questo comunque una forma di controllo sociale. In che senso? Beh, perché questa società stressata, questa società così come la viviamo noi, deve essere così perché c'è chi fa le leggi, chi ci amministra, chi ci governa, crea questo stato di cose. Ed ecco inveccare. perché poi la partenza dal basso, dov'è questa partenza dal basso? Prima le università no? erano i crogioli no? delle idee, delle, dei movimenti, a parte la formazione culturale, però le università erano anche altro. Adesso le università sono queste piste no? dove tutti cercano di battere record. Eh, magari arrivando, Ma a arrivando anche a 10 persone... lauree no? come dici tu e poi magari non fanno niente se vuoi fare un po' di quello che vedo io nell'ambiente universitario è che la maggior parte anziché percorrere piste alla svelta cerchi in realtà una, sì, no. una scusa per stare lì buona e non fare nulla anche. nel senso che tutto questo grande impegno per finire terminare il corso di studi non lo vedo per niente perciò dicevo a volte la formazione diventa anche quasi un alibi. Mm. Perché finisci di studiare e sei disoccupato. Sì. Io ora che mi iscriverò, cioè che dall'anno prossimo inizio la scuola di psicoterapia, posso dire di essere ancora studente. Cioè, è una differenza che ovviamente per me non cambia. Però un conto è dire sono disoccupata, un conto è poter dire sono studente. Per me non cambia. Chi lo sente ha un'accezione no. negativa. Poi, no... Uh, per quanto riguarda, nello specifico, eh, il tuo lavoro, la tua professione, perché andare da rivalutare, no? come dovrebbe essere un paradosso ovviamente, parlo per paradosso, perché andare dagli psicologi? Ce ne sono tanti in tv, no? E quelli sono la rovina, secondo brava, me. Brava, brava, no? Ce ne sono tanti in tv. Ora qualcuno mi censurerà. <ride> No, perché veramente a volte lo ridicolizzano spesso e volentieri il ruolo dello psicologo. Spesso viene ridicolizzato con quello che si occupa di de... vabbè ti ha lasciato il marito, boh, fa niente, ridi, cioè viene molto ridicolizzato e sminuito. Quindi sì, quello un po' rovina quella sì, che è l'immagine. perché intanto per lui è importante stare lì, sì. no? Che poi faccia bene o faccia male il suo lavoro. È un po' come Poco i politici, no? che noi mandiamo a Roma per loro è importante arrivare lì, perché poi arrivano lì, ma per caso si stanno a preoccupare di noi, non credo proprio. Io normalmente ascolto, non, non intervengo mai per tradizione personale. Quindi mi devo preoccupare o oh, è sì, una, no, una no, nota di merito? Si deve preoccupare molto. No, io mi, mi preoccupo, avendo una psicologa in casa, mi preoccupo che, che, che arrivi al suicidio. Quindi vorrei dare una nota positiva, perché ovviamente anche lei risente di una situazione precaria e, e, e la sta comunicando magnificamente. È, 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 è naturale, insomma. Naturalmente chi ha lavorato e ha lavorato anche troppo perché non, non mi hanno fatto andare per esempio in pensione a 65 anni, mi hanno fatto aspettare fino a 70, anche questo è un errore no, delle istituzioni pensando a un certo punto di essere insostituibili. Invece non è così. Perché io stato devo stato dire che per... la competenza, il giovane l'acquisisce forse più rapidamente di, di, di noi che avevamo mezzi molto più spartani. Ma non è di questo che voglio parlare. Lei ha toccato una, un punto che non voglio proprio prendere in considerazione. Cioè? Queste, questi stage post laurea che, che sono sanguinanti, eh, ma lasciamo stare perché sono, sono pieghe... Di, Sono piaghe di famiglia. Volevo dare invece una, una nota positiva e dire, come bibliotecario, che nella biblioteca, io sono stato 40 anni, poi sono stato altrove, però voglio dire, questa analisi è, è stata possibile farla anche attraverso questionari, eccetera, eccetera. Nella biblioteca c'è una rivista, la Psicologia si chiama, che viene molto consultata. Sui giornali ci sono le rubriche di psicologia che vengono lette. Questo per dire che l'esigenza c'è, quindi non disperate. Piuttosto, piuttosto... Che sarà anche peggio secondo me. Partendo da questo presupposto, poi mi chiedo e vi chiedo, quelle quote che pago sempre io, agli ordini dei giornalisti, giornali, scusate perché sono anche giornalista, agli ordini dei psicologi, che fanno gli ordini? Perché a livello istituzionale, a livello governativo, sono loro che devono prospettare l'esigenza che nella scuola, come stava una volta, perché qua stiamo tornando in gietro, perché nella scuola c'era la figura del, dello psicologo, come c'era quella del medico uno chiamava un medico di classe, ma non ricordo, la figura del medico, adesso con questi tagli non sappiamo più dove dobbiamo arrivare, eccetera, però sì, ricordo, di ci alle, sono... Le, liceo ce pure io lo psicologo... Sì, e, e era, 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 so, negli ospedali era previsto, eccetera, eccetera, però adesso vabbè, siamo di fronte a questa situazione. La prima cosa che si allora gli psicologo. ordini non possono no, riscuotere solo la quota e far arrivare quella rivista lì, che tra l'altro sono argomenti già trattati eh, abbondantemente su, sui quotidiani. Anche a questo incontro probabilmente una, un passaggio di un rappresentante dell'ordine potrebbe servire per, per, per far capire quali sono le problematiche. Queste problematiche che voi state brillantemente mettendo in risalto, io ho seguito qualcosa anche degli incontri precedenti, la problematica esiste, io stesso... Senza incidere più di tanto, quando mia figlia ha scelto liberamente questa facoltà me ne sono andato un po' in vacanza per non, per non pronunciarmi più di tanto, ma eh, condivido però la scelta perché è veramente essenziale questa società che ha perso, come si dice un po', l'orientamento, ha perso anche molto di morale, di cultura, eccetera, eccetera. Quindi bisogna riprendere, non scoraggiarsi, coinvolgere quelle che sono le, gli organi e le istituzioni, andare nel, nelle associazioni, nelle scuole dove è necessario e proporsi, sia pure a livello volontario, per farsi conoscere, perché poi la gente capirà quando ha la testa pronta per sbattere al muro che un aiuto potrà essere dato e magari comprerà, spenderà qualcosa in meno investiti e andrà dal, dal psicologo per capire lui che, che ruolo sta svolgendo come lavoratore, come cittadino, come marito, come amante e come, e come inserviente. Perché poi quando entrano le crisi nella persona non c'è nessuno che si fa vedere per dare una mano. Perché le istituzioni, come veniva osservate, una volta elette si testano per conto suo. Prometto che non parlerò più. Ma no, ci mancherebbe altro. Effettivamente il problema dell'ordine, io sostanzialmente ho fatto l'iscrizione, ho pagato le mie 170 euro, qualcosa del genere, più altri 150 euro per il secondo anno. E l'unica cosa che non ho ricevuto, che però mi ha resa felice, devo essere onesta, è stato il tesserino. Perché almeno lo vedo scritto da qualche parte che sono psicologa, visto che sul campo non lo posso vedere. Effettivamente sì, il problema. L'ordine non tro... È un organo talmente inesistente poi nella vita reale del, del lavoratore che ne fa parte. Ora non so se quello dei medici o degli avvocati sia la stessa cosa, parlo per il mio. Per me è un, è un organo effettivamente inesistente, tant'è che l'avevo pure rimosso. Se non per il tesserino che ho nel portafoglio e mi guardo con gioia. Cioè, fondamentalmente sì, è un organo completamente inesistente e inutile da questo punto di vista. Dovrebbe essere lui a farsi sentire con chi di dovere per. Promuovere comunque quelle che sono le attività degli psicologi e non rimanere chiuso all'interno del, della cerchia di iscritti che ha. L'OMS descrive la salute del, del lavoratore come lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale non consistente solo in un'assenza di malattia o infermità. Quindi un po' la definizione classica di salute che viene applicata anche al lavoro. Sì, 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 va benissimo. No, no, non è vero. S sì, quindi devo dirlo.